SIGEP 2024 continua, siamo allo stand di Borsci e ci troviamo in compagnia di Nuccio Caffo, l'amministratore delegato del gruppo Caffo. Ciao Nuccio, ed è un gran piacere accoglierti ancora una volta dinanzi ai microfoni di Horeca TV. Grazie carissimo, è sempre un piacere avervi ai nostri stand in tutte le fiere, siete sempre presenti e ben volentieri scambiamo sempre le nostre opinioni su quello che è il mercato, su quello che è l'andamento del canale Horeca. Ma soprattutto siamo qui per raccontare e riportare a tutti loro quelle che sono le novità che i player principali vanno a presentare a favore dell'Horeca, della gelateria, della pasticceria in questo caso, visto che è SIGEP. Sì, Borsci, come ben sai, dal 1840 ha una grande tradizione nell'ambito liquoristico legata al mondo della pasticceria e della gelateria, appunto perché con il Borsci San Marzano sono nati i gelati affogati, è nato il tiramisù, che è il liquore che storicamente si utilizzava nel tiramisù, come anche il famoso spumone di Conversano, oggi Deco, nel disciplinare prevede l'impiego di Borsci San Marzano tra gli ingredienti. Ecco, noi come gruppo Caffo, che da 10 anni gestiamo la Borsci, abbiamo deciso di cavalcare ulteriormente questa propensione dei Borsci nel mondo della pasticceria e quindi abbiamo creato una nuova linea fatta soprattutto in questa prima fase di creme pronte da utilizzare nell'ambito della pasticceria per riempire cornetti, utilizzare in qualsiasi tipologia di dolce o cioccolatino, portando così i nostri gusti nell'ambito del mondo della pasticceria, non limitandoci solamente all'elisir di San Marzano, ma anche utilizzando altri liquori importanti del gruppo Caffo. In particolare è nata la crema al vecchio amaro del capo, è un prodotto, come sai, di grandissimo successo nell'ambito liquoristico e che adesso si affaccia anche nell'ambito della pasticceria. Quella della professione legata al pasticcere, al gelataio, è sicuramente estremamente creativa. I nuovi gusti che vengono realizzati grazie anche all'apporto di aziende come quella di Fratelli Caffo vanno a rigenerare l'offerta al mercato. L'elisir è un liquore particolarissimo perché si sposa con la delicatezza che la pasticceria e la gelateria vanno a inserire nell'offerta al mercato. Beh, in realtà l'elisir ha ben 38 gradi e la riserva dell'elisir ne ha 45, però nel caso delle creme già pronte siamo a circa 4,5 gradi alcolici e quindi è un prodotto pronto da utilizzare tal quale, molto delicato, che si adatta bene in tutto il mondo della pasticceria. Ed è estremamente delicato perché ammorbidisce la sua forza grazie proprio al mix con i sapori che vengono poi proposti attraverso la pasticceria e la gelateria. Quali sono dunque questi prodotti che sono stati realizzati e che presentate in questa occasione? Intanto partirei col dire che della nuova linea delle creme abbiamo creato i primi 4 gusti e ce ne saranno altri, tutti naturalmente su base alcolica, a base dei nostri liquori. Come dicevo prima, il primo gusto è il Borsci San Marzano, poi c'è vecchio amaro del capo e abbiamo creato anche una crema al caffè Borsci, quindi al liquore al caffè, ed una crema al clementino della Piana, che è un liquore alle clementine di Calabria fatto dalla distilleria Caffo. Seguiranno altre creme interessanti, anche altre tipologie di derivati semilavorati sempre per il mondo della gelateria e pasticceria, perché stiamo cavalcando, come dicevo prima, l'identità di Borsci legata al mondo della pasticceria.
Nucio, siamo al quarto giorno, avete avuto tantissimi ospiti qui che sono venuti a chiedere maggiori informazioni proprio su questi prodotti, su questi nuovi prodotti. Qual è la vostra percezione rispetto alla loro risposta, diciamo anche un po' sorprendente, no? Perché non si aspettavano questa presentazione. I prodotti hanno avuto un grande successo già al primo assaggio e sono tanti i futuri clienti, i professionisti che vogliono testare direttamente nei loro laboratori questa nuova gamma di prodotti, appunto Mastro Borsci. Abbiamo veramente preso tantissimi contatti e da dopodomani, dopo che terminerà la fiera, partiremo con la distribuzione su base nazionale. Abbiamo nel frattempo visto le immagini che appunto riguardavano non solo le creme ma anche uno specifico prodotto che si chiama il borscino. Che cos'è il borscino? Più che un prodotto è un nuovo impiego, un impiego innovativo del borsci San Marzano che i nostri consumatori sono abituati a utilizzare d'estate sul gelato. Ecco, questo è un nuovo impiego che per utilizzare borsci San Marzano tutto l'anno insieme alla crema di caffè. Si procede mettendo un po' di borsci San Marzano sul fondo del bicchiere e poi procedendo con riempire il bicchiere con la crema caffè in maniera tale da creare una variegatura che dà, diciamo, un effetto molto bello dal punto di vista visivo e ancora migliore dal punto di vista gustativo. Assaggiare per credere. Ecco, io me lo hanno piazzato nella mano sinistra e nel frattempo è successa la stessa cosa con te. Il profumo è assolutamente inebriante. Questo è un prodotto che racchiude ben tre tipologie di consumo in un unico bicchiere, nel senso che è caffè, ammazza caffè e addirittura anche dessert, quindi sicuramente sarà, diciamo, la novità non solo nei bar ma anche nei ristoranti italiani. Ed era quello che nel frattempo vedevate nelle immagini mentre lui ne parlava. Io ero rapito dal profumo del borsci che nel frattempo assaggio a questo punto. Grazie Nucio, prima che decada e precipiti il prodotto mi ci tuffo, grazie Nucio. Ci tuffiamo insieme, grazie.